Ovviamente un benvenuto virtuale, ma siamo qui ad accogliere il nostro pubblico, che non è quello tradizionale dell'Istituto di Cultura quando facciamo le attività nel nostro teatro, ma ovviamente un pubblico più ampio. E questo è il vantaggio di poter fare queste iniziative. Soprattutto è con gran piacere che noi ospitiamo questa sera come Istituto di Cultura, un gran piacere e un onore, la prima delle lezioni sciasciane nel mondo. Dico subito che doveva essere con noi la senatrice Emma Bonino, presidente del Comitato Nazionale per le Celebrazioni Sciasciane, ma purtroppo ci ha fatto sapere proprio poco fa che è trattenuta in Parlamento per lavori parlamentari. Quindi non potrà essere qui con noi. Ho io il piacere e l'onore di presentare a suo nome il benvenuto come ovviamente parlamentare, ma soprattutto come presidente del Comitato Nazionale per le Celebrazioni Sciasciane. Ed è proprio il Comitato Nazionale che ha avuto l'iniziativa di organizzare queste lezioni sciasciane insieme all'Associazione Amici di Sciascia, alla Enciclopedia Treccani, prestigiosissima Enciclopedia Treccani, e all'Università per Stranieri di Perugia. Hanno avuto questa iniziativa di fare una serie di lezioni sciasciane sul territorio nazionale e poi con il Ministero degli Affari Esteri, la Direzione Generale Sistema Paese, dalla quale dipendono gli istituti italiani di cultura, questa iniziativa si è poi allargata sostanzialmente a tutto il mondo. Quindi ci saranno tutta una serie di lezioni in una rappresentativa abbastanza ampia degli istituti di cultura. Gli istituti sono 83 nel mondo, ma ne sono stati selezionati veramente tantissimi. L'Istituto di Cultura di Istanbul è l'istituto che apre queste lezioni nel mondo. Ci seguirà poi a brevissimo, fra pochi giorni, a Parigi. Ci saranno altri istituti, peraltro nel Mediterraneo, dove io sono stato, tra Malta, Barcellona, ma anche istituti oltreoceano, per portare, diciamo, le opere e l'insegnamento di Sciascia nel mondo. È stato volutamente dato questo nome, poi eventualmente il professor Capecchi mi correggerà, è stato volutamente dato il nome di lezione proprio perché ci si vuole rivolgere soprattutto a studenti, quindi la struttura è quella di una lezione, però i contenuti non sono esclusivamente rivolti a studenti universitari o a specialisti nel settore. Perché l'idea è proprio quella di portare nel mondo, dal punto di vista divulgativo, quanto più ci ha lasciato come eredità Sciascia. Do comunque il benvenuto a Cristiano Bedin, che è docente universitario al Dipartimento di Italianistica dell'Università di Istanbul, con la quale collaboriamo in questa, ma abbiamo collaborato in tante altre occasioni. E do anche il benvenuto al professor Giovanni Capecchi, componente del Comitato Nazionale, docente presso l'Università per Stranieri di Perugia e coordinatore delle lezioni sciasciane proprio per questo angolo, diciamo, di mondo, questo Mediterraneo allargato, è stato chiamato proprio a coordinare queste lezioni. E io proprio per contestualizzare la lezione di questa sera, che si intitola appunto Leonardo Sciascia e la Turchia, partirei proprio da un libro che ha curato Giovanni Capecchi insieme a Francesco Maria Corrao, un libro dal titolo Un arabo che ha letto Montesquieu, Leonardo Sciascia e il Mediterraneo sudorientale. Mi permetto appunto di citarlo proprio perché contestualizza un po' l'incontro di questa sera. Un libro peraltro pubblicato nel 2021, recentissimo,
libro che ospita tra i vari capitoli anche scritti di Cristiano Bedin, e oltre a Salvatore Pappalardo, Alberto Petrucciani e tanti altri scrittori del Mediterraneo. E questo libro appunto ricostruisce l'interesse di Sciascia per i paesi e le culture di quest'area geografica, quindi tutta una serie di letture, pagine scritte, rapporti epistolari, proprio che indagano nei vari contesti linguistici, anche politici, insomma, di Sciascia, ripercorrendo la storia di Sciascia e delle sue traduzioni in arabo, in turco e in persiano, oltre alle innumerevoli traduzioni che sono state fatte nelle più diverse lingue, forse anche più convenzionali, no? E proprio per questo mi piace citare a sua volta una citazione di una passeggiata di Vincenzo Consolo con Sciascia che fece a Parigi, quando Sciascia dice, guardando insomma le facce dei parigini, dice: guarda che belle facce di siciliani. E quasi quasi, insomma, facendo capire che a Parigi, no? Tra italiani, mondo arabo, incontri così, cioè quasi quasi c'è quella coinè mediterranea che si può trovare non soltanto in Europa, ma anche nel mondo arabo, insomma, un po' in generale. E effettivamente, insomma, questa sicilianità allargata, questo superamento di orizzonti dalla Sicilia all'Europa, al Mediterraneo di Sciascia, è quello che forse è da mettere in rilievo, da sottolineare in questa occasione. E io, proprio nella mia esperienza di direttore qui a Istanbul, ho visto quanto lì dalla letteratura italiana sia tradotta e quanto anche Sciascia sia tradotto. Quindi è veramente con vero piacere che vi invito a seguire appunto le lezioni, le relazioni, ma la lezione di Cristiano Bedin e di Giovanni Capecchi. Al termine dei due interventi, per chi ci ascolta, per il nostro pubblico, prevista una sessione di domande e risposte, cioè il modulo proprio in Zoom, dove potete porre direttamente le domande ai due professori e ai due relatori, e vi auguro appunto una buona lezione, una buona serata. Do adesso la parola al professor Cristiano Bedini. Buonasera a tutti, grazie mille al direttore Salvatore Schirmo per questa bella presentazione e anche a Giovanni Capecchi per avermi invitato ormai 3 anni fa a partecipare a questo be bel progetto su Sciascia e Sciascia nei paesi arabi, in Turchia e in Iran, e che poi questo invito poi ha portato alla realizzazione del volume di cui Salvatore Schirmo ha parlato, che ha citato e che mi ha dato anche la possibilità di indagare la fortuna di un grande scrittore come Sciascia in Turchia, che è il paese in cui vivo e in cui insegno. Il mio intervento si incentra sulla fortuna di Sciascia in Turchia, facendo un po' un excursus e presentando un po' quelle che sono le traduzioni e le ritraduzioni e anche quelli che sono gli interventi critici sullo scrittore siciliano usciti in Turchia. Partiamo subito dicendo che Leonardo Sciascia appare per la prima volta in Turchia nel 1972 con la traduzione di uno dei suoi romanzi più famosi, che è Il giorno della civetta, tradotto da Necdet Adaba,
e dopo questa data, cioè dopo il 1972, si sono susseguite le traduzioni di altri suoi romanzi, di altri romanzi di Sciascia, a intervalli non regolari, ma che hanno dimostrato un interesse mai esaurito dei turchi nei confronti dello scrittore siciliano. La vicinanza delle tematiche presentate da Sciascia nei suoi libri con una certa letteratura turca che si può definire contadina, quella che è la Köye Edebiyatı, e quindi l'interesse che potenzialmente le opere sciasciane possono suscitare nel lettore turco sono ribadite dall'italianista Necdet Daba, primo traduttore della Civetta, in un articolo in italiano comparso nel 1976 nella rivista Filologia Italiana, Italian Philology SE, dell'Università di Ankara. In questo contributo Adaba spiega che la sicilitudine, il termine di Adaba, dell'opera siciliana è compresa e apprezzata dal lettore turco proprio perché egli è avvezzo a tematiche simili rintracciabili in alcuni autori turchi come Yaşar Kemal e Fakir Bayburt, che sono due importanti scrittori della Turchia repubblicana che possono essere inseriti in questo filone della letteratura contadina. Quindi una tale vicinanza è poi tra Sicilia e Anatolia è anche ribadita da un altro interessante articolo sulla Sicilia di Sciascia, uscito sul giornale Cumhuriyet il 31 gennaio 1956. Quindi l'aspetto della vicinanza storica tra Italia e quindi la Sicilia e la Turchia sembra ai lettori e ai traduttori del tempo essere il motivo essenziale per l'attualità e soprattutto la comprensibilità di romanzi come Il giorno della civetta, A ciascuno il suo e Il consiglio d'Egitto, che sono i tre primi romanzi ad essere tradotti in lingua turca. Inoltre, qualche anno dopo la comparsa dell'articolo di Cumhuriyet, siamo nel 1987, sempre Necdet Adaba pubblica un altro saggio intitolato Toplumsal İşleviyle, cioè Adaş Güney Italian Romanı, traducendo il romanzo italiano meridionale, contemporaneo, a scopo sociale. Questo contributo si focalizza in particolare su alcuni autori meridionali, come Alvaro, Iovine, Brancati e infine su Leonardo Sciascia. Il capitolo dedicato a Sciascia ha lo scopo di presentare lo scrittore attraverso la sua opera letteraria e collocarlo all'interno di una certa tipologia di romanzi che ha prima di tutto un intento sociale. In particolare, lo studioso si propone di collocare lo scrittore all'interno di un filone letterario meridionalista siciliano che inizia con Berga e il cui ultimo anello è proprio Sciascia. Egli quindi è il trait d'union tra il passato e il presente della Sicilia. Ma la cosa più importante, secondo Adaba, è che nei suoi romanzi Sciascia vuole portare alla luce tutti quei fattori che intralciano la diffusione della libertà, della democrazia e della giustizia, non solo nel sud, ma in tutta Italia. In definitiva, questo saggio è il primo tentativo critico di studio dell'opera sciasciana portato avanti in ambiente accademico turco e soprattutto steso in lingua turca, quindi accessibile anche ai lettori non italianisti e non italofoni. Il
Ritornando un po' alle traduzioni dei romanzi shashani, i primi tre romanzi, come ho detto, tradotti in lingua turca sono Il giorno della civetta, la prima traduzione è del 1972, a ciascuno il suo, prima traduzione 1975, qualche anno dopo, e infine Il Consiglio d'Egitto, la prima traduzione nel 1983. In particolare queste tre opere ci portano a considerare un altro problema o un altro fatto interessante, possiamo dire, che è la questione delle ritraduzioni. Infatti bisogna ricordare che Il giorno della civetta venne tradotto ben tre volte. E qui abbiamo l'immagine dei tre libri, delle tre edizioni. La prima edizione è quella del 1972, tradotta da Necdet Daba, poi ripubblicata nel 1999 per un'altra casa editrice. Nel 1994, poi, sempre Il giorno della civetta viene tradotto da Dumrul Cengil e infine nel 2002 da Semin Sayit. L'ultima traduzione appare per una importante casa editrice che è Jan Yayınları. Troviamo poi due traduzioni di A ciascuno il suo, la prima versione del romanzo ad opera di Süleyman Nebioğlu, venne pubblicata nel 1975, come ho detto, mentre la seconda, invece compiuta da Meire Güleşik, compare nel 1986, poi questa viene ripubblicata, la prima volta viene pubblicata da Ada Yayınları, la seconda ripubblicazione viene invece fatta sempre da Can Yayınları. Infine, Il Consiglio d'Egitto fu tradotto nel 1983, sempre da Dumrul Cengil, e poi nel 2007 da Kemal Atakay, anche questa versione è tradotta, pubblicata da Can Yayınları. In questa sede, non voglio approfondire la questione abbastanza delicata e anche abbastanza complessa della ritraduzione, che è in sostanza una riscrittura, e detta anche in maniera semplicistica forse, possiamo però dire che il fenomeno della ritraduzione delle opere shashane non è legato ad una questione linguistica o interpretativa, ma presumibilmente è legata invece a motivi di copyright e al desiderio degli editori, soprattutto gli ultimi editori, e l'ultima casa editrici che, come ho detto, sono Can Yayınları, a commissionare una nuova versione a traduttori con cui sono soliti lavorare e che sono anche di cui magari si fidano. E volevo poi parlare, sempre per quanto riguarda le ritraduzioni, il caso più interessante è quello della traduzione dei titoli. Allora, nel caso del giorno della civetta non ci sono grandi differenze, nella prima edizione si parla solo di baykuş, quindi di civetta, nelle altre due traduzioni il titolo viene tradotto in baykuşun günü, quindi c'è una traduzione letterale del titolo, ma forse il caso più eclatante, più interessante è quello della traduzione del titolo di A ciascuno il suo. Infatti, mentre Nebioğlu sceglie di tradurre il titolo con un detto popolare che è Her koyun kendi bacağında, che si può tradurre pressappoco in ognuno è fabbro del proprio destino, Güleşik invece preferisce creare un titolo alternativo, Oyunun kuralı, che si può tradurre in La regola del gioco. Ponendo comunque nel frontespizio, nella parte interna del libro, sotto il titolo originale, la sua traduzione letterale, che è Herkese Hakketti. Perché si è scelto un altro titolo? Forse per motivi
per attrarre maggiormente il lettore turco, per cui magari una traduzione letterale del titolo poteva sembrare un po' macchinosa. Il fatto sta che abbiamo questo caso interessante della traduzione di un titolo che comunque è anche può portare anche il titolo a ciascuno il suo, che può portare anche a varie interpretazioni. Per finire, sempre per quanto riguarda le traduzioni, vorrei segnalare un ultimo caso, forse meno noto, di ritraduzioni di opere shashane, quella di due racconti contenuti In mare color del vino, una raccolta di racconti. La prima traduzione del Lungo Viaggio e di Giuffà è stata compiuta da Adabà nel 1975 e queste due traduzioni, questi due racconti tradotti, sono stati pubblicati nella rivista Filologia Italiana, Italian Philology, sì, la rivista di italianistica dell'Università di Ankara. L'intera raccolta viene di racconti di mare color del vino, è invece tradotta solamente nel 2012 ad opera di Gülüşik. Le altre opere shashane comparse in lingua turca sono state tradotte solamente una volta e pubblicate o ripubblicate da varie case editrici. Nel 1995, sempre Necdet Adabà traduce in lingua turca il dramma in tre atti L'Onorevole per la casa editrice Gündoğan. Segue nel 1998 la pubblicazione di un'altra opera dello scrittore, che è Nero su Nero, Sia üstü Sia, tradotta da Nasuhi Tükkü e pubblicata dalla casa editrice Sel di Istanbul. Nel 2001 le opere di Shasha cominciano ad essere pubblicate, come ho detto, da Can Yayınları, una delle più prestigiose case editrici turche interessate alla diffusione di molti scrittori italiani, tra cui Umberto Eco, Antonio Tabucchi, Alessandro Baricco, oltre ai classici moderni come Svevo e Pavese. Nel 2001 poi appare Una storia semplice, Basitti Olay, tradotto da Semin Sayıt. Segue poi nel 2007 la traduzione di Todomodo, Her Türlü, tradotto invece da Kemal Atakay. Poi nel 2002, con la versione turca già citata di Mare color del vino ad opera di Gülüşik, le nuove traduzioni di Shasha escono invece per la Yapıkredi Yayınları, un'altra grande casa editrice turca, dedita anche questa alla diffusione di molti autori italiani come Italo Calvino, di cui quasi tutta l'opera è stata tradotta, Giorgio Bassani, di cui è stato tradotto tutto il romanzo di Ferrara, e Carlo Cassola, di cui è stato tradotto la ragazza di Bube. Questo lo dico tra parentesi. L'anno seguente, quindi nel 2013, Gülüşik traduce per la stessa casa editrice Gli zii di Sicilia, Sicilia Amcalar, e nel 2016 La Fer Moro, Aldo Moro, Vacas. Va ricordato che queste ultime tre opere pubblicate presso la casa editrice Yapıkredi e tradotte da Gülüşik sono introdotte da note più o meno lunghe scritte dalla traduttrice. Questo fatto ci dà la possibilità di introdurre l'ultimo punto su cui voglio soffermarmi, che sono le introduzioni apposte ad alcune traduzioni o ritraduzioni, che costituiscono un interessante sguardo critico offerto dai traduttori sulle opere da loro proposti al lettore turco. La prima nota introduttiva stesa da un traduttore turco è quella di Gülüşik, che Gülüşik pone
alla sua traduzione di A ciascuno il suo, e poi riproposta quasi in riproposta inalterata nella riedizione del 2001. Il testo è il testo si dimostra un tentativo di far comprendere al lettore l'ambiente socioculturale e le complesse tematiche del romanzo. Sempre Nejdet Dabbà scrive due introduzioni critiche per due sue traduzioni, quella dell'Onorevole e la riedizione della sua versione del Giorno della Civetta. Questi sono testi veramente importanti che hanno lo scopo di presentare al lettore lo scrittore siciliano e il suo universo letterario. Sono quindi pagine fondamentali per il lettore turco che si approccia per la prima volta a Sciascia e soprattutto agli argomenti che egli tratta nei suoi scritti. Sono quindi un contributo e a una comprensione maggiore di elementi che potrebbero a volte essere estranei o forse poco comprensibili a chi non conosce lo scrittore, ma a chi non conosce la letteratura italiana, non conosce la storia italiana. Particolarmente accurate poi sono le introduzioni scritte da Neyre Güleşık alle due raccolte di racconti Mare color del vino e Gli zii di Sicilia. In queste introduzioni la traduttrice sottolinea il carattere mediterraneo della storia siciliana che viene raccontata da Sciascia e che è argomento dei racconti di Sciascia. Pertanto, partendo da considerazioni storico-culturali dell'Italia, in particolare della Sicilia post-unitaria e contemporanea, la traduttrice contemporanea allo scrittore, la traduttrice compie una critica accurata e puntuale a ciascuno dei racconti contenuti nelle raccolte. E infine vorrei ricordare che anche la traduzione della Fermoro, è preceduta da un'introduzione, del resto essenziale per comprendere un'opera così particolare e che potrebbe, ed è questa, queste note sono del resto imprescindibili per un lettore che non ha vissuto, non ha sentito parlare degli anni di piombo o delle Brigate Rosse e del contesto in cui si è svolto l'uccisione di Aldo Moro. Come è apparso, come credo si possa capire dalle presentazioni delle varie introduzioni, si nota che coloro che si premurano di preparare il lettore al testo sono essenzialmente due traduttori che prima di tutto sono due accademici. Ricordiamo che Adaba come ordinario di italianistica dell'Università di Ankara e Neyre Güleşık come ordinaria dell'Università di Istanbul, sempre del Dipartimento di Italianistica, e che quindi sono soliti affrontare prima di tutto un'analisi critica di ciò che leggono. Diversamente quindi dagli altri traduttori, che si limitano a presentare la loro versione delle opere tradotte, i due italianisti traduttori si sentono in dovere di fornire anche una chiave di lettura che può guidare coloro che non hanno tutti i mezzi per comprendere quello che stanno per leggere. Inoltre queste introduzioni costituiscono un nucleo importante per la critica turca nei riguardi dei testi sciasciani. In ultima sede, sempre relativamente alla critica sciasciana in Turchia, vorrei segnalare tra i vari un intervento molto recente di Bülent Ayıldız, docente presso il Dipartimento di Lingua e Letteratura Italiana dell'Università di Ankara, sul romanzo Todomodo. L'articolo è comparso nel numero di maggio e giugno del 2020 della rivista 221B, molto popolare in Turchia e interamente dedicata al romanzo giallo. L'intervento di Ayıldız offre al lettore turco, anche non esperto di letteratura italiana,
un'analisi sintetica, ma certamente precisa e scientificamente ben costruita del romanzo di Sciascia. E inoltre il suo contributo dimostra una continuità nell'interesse nello studio di Sciascia in Turchia e porta a un'interpretazione interessante a un romanzo che finora non era stato analizzato nell'ambiente accademico turco. In ultima sede, l'ultimo riferimento è quello di Sciascia nel web. Vorrei segnalare due pagine, una dedicata a Sciascia, una di Wikipedia in turco, e una invece di un sito turco che si chiama Ekşi Sözlük, che è una sorta, i turchi lo sanno, una sorta di glossario di nomi o di argomenti, molto popolare in Turchia. Queste comunque sono solamente brevi descrizioni biografiche, per lo più biografiche, e riportano l'elenco delle opere dello scrittore siciliano, ma dimostrano anche un interesse nell'ambiente anche più nei social e nel web dello scrittore in Turchia. Concludendo, in Turchia Leonardo Sciascia è conosciuto, tradotto, letto e studiato molto più di quello che magari si potrebbe pensare. Da più di 40 anni i suoi libri sono stati argomento di articoli e contributi critici, sono stati tradotti, sono stati ritradotti, e queste traduzioni sono state peraltro munite di importanti introduzioni. Di questo vanno prima di tutto ringraziati quegli accademici e i traduttori, ma anche gli editori, che con il loro lavoro intellettuale si sono prodigati a diffondere la parola di uno degli scrittori più significativi della letteratura italiana del Novecento. Grazie mille per l'attenzione e spero che questo mio intervento abbia mostrato la diffusione anche di uno scrittore così importante come Sciascia in Turchia. Eccoci qua. Allora, grazie mille professor Bedin, grazie mille Cristiano. Effettivamente mi verrebbe da riprendere esattamente dalle parole con cui tu hai concluso il tuo intervento, cioè Sciascia è stato tradotto, è stato pubblicato, è stato letto e viene letto tuttora in Turchia molto più di quanto si pensi. In generale in Italia effettivamente si conosce poco della Turchia, mi verrebbe da dire, perché molti si potrebbero sorprendere, no? Di come Sciascia insomma appartiene alla letteratura classica, no? Stiamo parlando di Dante, eccetera, quindi una letteratura contemporanea, si potrebbe pensare che insomma non ci sia questa attenzione della Turchia. Invece in realtà da parte degli editori, da parte dei lettori soprattutto, c'è una grandissima attenzione, e non da oggi, perché come giustamente hai detto tu, sono 40 anni che si traduce, si legge Sciascia in Turchia in turco, quindi una grandissima attenzione, e non soltanto sulle opere principali, ma oserei dire su quasi tutto quello che ha pubblicato Sciascia. Quindi effettivamente è molto, molto interessante questo rapporto tra l'Italia e la Turchia, tra la letteratura italiana e la Turchia, e nel caso di specie tra Sciascia e la Turchia. D'altronde lui stesso, parlando di sé e della Sicilia come una metafora, quasi abbatte, no? Le frontiere, quindi i suoi stessi orizzonti, che uno potrebbe essere uno portato a pensare siano siciliani, che lui si rivolga e parli soltanto della Sicilia, quindi ad un auditorio, ad un lettore prettamente siciliano, se non italiano, invece dimostra questo che la
la letteratura di Sciascia travalica, no? Un po' come lui stesso dice, non mi sento più uno scrittore siciliano, o meglio, solamente siciliano, ma lui stesso quasi dice, mi sento uno scrittore effettivamente europeo, perché poi le problematiche di cui parla nei suoi libri, sì, sono siciliane, sì, sono italiane, ma travalicano, insomma, quello che poi è il nostro paese. E la realtà delle affermazioni di Sciascia, questo suo modo di vedersi, di leggersi come un autore non più solo siciliano, è testimoniato dal fatto che ci sia anche in Turchia, ma poi vedremo, insomma, anche in Iran, no? Dove ancor meno forse ci si aspetta un'attenzione nei confronti di Sciascia, quanto Sciascia sia appunto uno scrittore che travalica le frontiere. Cioè, uno è portato a pensare che sia letto, ecco, a Malta, un po' anche per continuità geografica, poi ci sarà una delle lezioni appunto dalla Valletta, oppure in ambito mediterraneo. E questo è veramente interessante. Grazie molto per averci fatto vedere anche quelle bellissime illustrazioni delle immagini di copertina, di averci fatto sentire e scoprire le traduzioni di Sciascia in turco. Passerei adesso la parola al professor Capecchi per il suo intervento. Grazie al direttore Schirmo e grazie anche al professor Bedin che mi ha preceduto. E condivido lo schermo e così possiamo iniziare questo mio intervento, che è intitolato, come potete vedere, Un ponte con la Turchia, l'amicizia tra Leonardo Sciascia e Bruno Arcurio. Anche se mi concentrerò su questo rapporto di amicizia, sia perché è un rapporto di amicizia comunque significativo e comunque significativo per raccontare la storia dei rapporti tra Sciascia e la Turchia, sia perché è un rapporto di amicizia inedito, diciamo così, sconosciuto fino a qualche mese fa, anche se mi concentrerò su questo, vorrei però partire da una slide, da un tema un po' più generale, perché una riflessione su Sciascia in Turchia, d'altra parte lo diceva il direttore fin dal saluto e dall'introduzione che ha aperto questo nostro incontro e questa nostra lezione sciasciana nel mondo, una riflessione su Sciascia in Turchia si collega sicuramente ad una riflessione su Sciascia nel Mediterraneo. Sciascia è un autore del Mediterraneo, è un autore del Mediterraneo che chiamava, riprendendo una definizione di Omero, il mare colore del vino, che è anche il titolo di una sua raccolta di racconti del 1973. È un autore che nel corso della sua vita ha sempre dimostrato un grande interesse nel ripercorrere rotte mediterranee, storie che si sono sviluppate nel Mediterraneo, che hanno congiunto le sponde di questo mare, parole che hanno attraversato i vari paesi per trasformarsi, arricchirsi nel corso del loro viaggio. Bisogna sempre tenere presente, perché sono partito da un riferimento omerico e sicuramente l'attenzione che Sciascia presta alle storie mediterranee è spesso un'attenzione dedicata a storie del passato, bisogna sempre tenere presente comunque che in Sciascia lo studio e i riferimenti al passato hanno una importanza fondamentale per il presente. Sciascia non è un archeologo che ama, diciamo così, semplicemente ricostruire alcuni momenti del passato, ma il passato appunto come indagine che permetta di capire meglio il presente. Tanto che anche nel caso della sua relazione con i paesi del Mediterraneo sudorientale, i paesi arabi, Malta, la Turchia, l'Iran, è interessante, soprattutto attraverso una serie di interviste che Sciascia concede con maggiore frequenza negli anni in cui diventerà parlamentare italiano nelle file del Partito Radicale, quindi a partire dal 1979, è interessante vedere
come in molte di queste interviste, parta magari dalla riflessione sulla presenza degli arabi in Sicilia, ma approdi sempre ad una riflessione che riguarda il presente, in quel periodo appunto 1979-1980, e che nella sua riflessione ci sia questa sorta di nostalgia verso un passato di tolleranza e di incontro tra culture e un profondo rammarico per un presente in cui prevalgono venti di intolleranza, atteggiamenti di intolleranza, scontri piuttosto che incontri. In questo interesse che Sciascia ha per le culture e le storie che attraversano le frontiere e che hanno attraversato in particolare il bacino mediterraneo sud-orientale, mi limita a fare tre brevissimi esempi. Sciascia è un lettore e anche ha dedicato a questo libro alcune pagine critiche molto importanti, è un lettore del Ponte sull'Adrina di Ivo Andrić. È un libro che rappresenta proprio l'incontro tra culture. Questo ponte costruito sull'Adrina è un ponte che ha messo in contatto, o se distrutto, interrompe il contatto tra quelli che noi chiamiamo appunto mondo occidentale e mondo orientale. E questo è un tema appunto che Sciascia interessa moltissimo. Sciascia è un lettore attento delle Mille e una Notte, un lettore attento delle Mille e una Notte, che è appunto una storia che questo bacino mediterraneo di quale noi stiamo parlando attraversa le vicende, le storie, le parole di questo libro. Nascono in quello che oggi è l'Iran, ma appunto passano dalla Turchia, attraversano il mondo arabo nordafricano, e attraversando questi mondi le storie in parte si trasformano, ma soprattutto si arricchiscono. E infine preme in questa premessa anche ricordare l'interesse, il legame che Sciascia ha dimostrato nei confronti di una storia che ha per protagonista Giuffà. Giuffà, appunto, nella tradizione siciliana, il furbo, lo sciocco, il saggio, per utilizzare il sottotitolo di un volume curato da Francesca Maria Corrao e introdotto dallo stesso Sciascia, che raccoglieva le storie di Giuffà, ma Giuffà che si trova anche in Turchia con il nome di Nasreddin Hoca. Ecco, questo interesse appunto sciasciano per le storie del Mediterraneo sudorientale che superano i confini, che mettono in comunicazione lingue, culture e culture diverse. In questa slide ho voluto riportare questa incisione veramente notevole che ci ha regalato il maestro André Bouchat, perché non solo è stata utilizzata sulla copertina del libro che il direttore rammentava in apertura, ma perché può essere una sintesi, ecco, delle cose che ho detto, ecco, con questa figura di uomo che ha un turbante fatto di libri, di storie, ecco, ma andiamo avanti. Sicuramente nella attenzione, nei rapporti che Sciascia ha con il Mediterraneo sudorientale, il rapporto con i paesi, il mondo arabo, è un rapporto fortissimo, onnipresente. Sciascia appartiene alla cultura araba, si sente anche lui arabo, anche se, come aggiungeva, un arabo che ha letto Montesquieu, ecco, un arabo che ha bisogno della cultura europea, del razionalismo, dell'illuminismo francese, un arabo che nasce in una terra appunto dominata per un periodo breve ma importantissimo dagli arabi, ma che ha la necessità di viaggiare verso nord, Milano e Parigi come mete predilette. E in questo contesto sicuramente nelle pagine di Sciascia l'attenzione alla Turchia è meno importante, ecco, è meno pervasiva, però con alcune eccezioni, e una di queste eccezioni è rappresentata da un saggio che Sciascia scrive nel 1977,
intitolato Shaheen e dedicato ad un artista, Edgar Shaheen, che è nato, Sciascia dice appunto, casualmente a Vienna nel 1874, ma è cresciuto in Turchia di origine armena. Viene poi mandato in Francia, questo artista, all'età di 20 anni, dal padre, che sceglie di mandare in Francia il figlio insieme alla madre, forse per non vedere più nell'uno nell'altro. Sciascia immagina, ecco, come questo padre che abbia in qualche modo previsto ciò che sarebbe accaduto a proposito appunto della tragedia armena. Questa pagina la rammento per due motivi, questo saggio. Ogni saggio sciasciano, anche nella sua brevità, potrebbe veramente permetterci di parlare, di discutere a lungo, perché, e questa è una caratteristica di Sciascia, una pagina è così densa di spunti che basterebbe da sola, ecco, a meritare l'attenzione di un convegno. Ma in questo caso io cito questo saggio per due motivi. Sciascia è molto attento alla tragedia, ecco, di un artista che nasce in un luogo condannato dalla geografia a subire la storia. È una frase, una citazione, secondo me, di grande interesse. Cioè, un artista che ha il destino, ecco, ha avuto il destino di nascere in un luogo condannato dalla geografia a subire la storia. E poi Sciascia, in questo saggio, dice un'altra cosa. Vi leggo questa citazione. E c'è da credere che quel che gli restasse di più vivo, di più dolorosamente vivo, di quella parte della sua esistenza passata in Turchia, fosse il ricordo del padre, Petros Shaheen, del padre che, nel presentimento di quel che accadrà, salto un attimo la parentesi, manda la moglie e il figlio, che forse mai più rivide, verso quella parte dell'Europa dove casualmente il figlio era nato. Il ricordo del padre, perché queste pagine di Sciascia sono anche pagine che riguardano i rapporti appunto familiari, l'importanza di alcune figure per Shaheen. Il ricordo del padre, Petros Shaheen, che nel presentimento di quello che accadrà, e su quello che accadrà, tra parentesi, con una delle parentesi sciasciane che sono dei micro saggi critici, e più che i libri di storia, una immagine tanto più vasta di quella tragedia restituisce il romanzo di Franz Werfel che si intitola I 40 giorni del Moussa Dadl. Perché cito questo? Perché è una pagina in cui Sciascia fa esplicito riferimento alla Turchia, ma perché Sciascia, per raccontare un momento della storia, un momento certo tragico della storia turca, utilizza soprattutto un romanzo. Ecco, il romanzo che è capace di parlare e di dare delle indicazioni più precise, più profonde, ecco, rispetto ad un libro di storia. E questo è un tema che per i lettori di Sciascia, per gli studiosi di Sciascia, è un tema che ricorre. Ecco, la idea sciasciana, la convinzione sciasciana che appunto siano i romanzi, i testi narrativi, i testi letterari, quegli strumenti che possono mettere in grado o dare un aiuto per leggere la storia. Ci sarebbero tante citazioni da affiancare a questa, mi limito ad una dalle parrocchie di Regalpetra, Sciascia che dice: io che non lavoro con le braccia e leggo il mondo attraverso i libri. Ecco, la Turchia letta attraverso, in questo caso, attraverso un romanzo di Franz Werfel. Ma veniamo a quello che è il tema centrale di questo mio intervento. 1977, quando esce questo saggio, Bruno Arcurio si trova in Turchia. Essendo Bruno Arcurio una figura poco nota, vi
do alcune informazioni biografiche, alcuni riferimenti biografici. Bruno Arcuio sta in Turchia, ad Ankara, come direttore dell'Istituto Italiano tra il 1973 e il 1977. È nato a Piazza Armerina nel 1915, quindi ha qualche anno più di Sciascia. Si è laureato a Catania, all'università, con una tesi sul teatro di Pirandello. La sua vita lavorativa è, diciamo così, divisa in due fasi. La fase dell'insegnamento, prima a Piazza Armerina, poi a Milano e a Pavia, poi all'estero, ad Alessandria d'Egitto, nella scuola europea di Bruxelles e a Varese, nella sede italiana della scuola europea. E poi dal 1969 la vita di Arcuio è dedicata alla carriera di direttore di istituti di italiano di cultura all'estero, prima a Bucarest, poi appunto ad Ankara e poi infine a Praga, dove conclude la sua carriera. E è proprio il periodo di Ankara che a noi interessa. E intanto l'amicizia tra Sciascia e Arcuio, che appunto è stata ricostruita recentemente, ma della quale non si conoscevano gli estremi e gli elementi più significativi, si fonda su due pilastri. La comune origine siciliana, Piazza Armerina, Racalmuto, e il legame anche profondo con la propria terra. E il secondo pilastro che cementa questo rapporto di amicizia è la passione per la letteratura. Come si declina in Sciascia lo sappiamo: Sciascia, appunto, Sciascia scrittore, Sciascia lettore, Sciascia critico, Sciascia editore. Veramente la letteratura che coincide con l'esistenza. Ecco, per Bruno Arcuio la letteratura, la passione per la letteratura si traduce, direi, soprattutto in due attività, in due, diciamo così, porta a due conseguenze. La prima è quella di intessere una rete di relazioni con poeti e scrittori. Ecco, Arcuio è capace, soprattutto negli anni in cui è direttore di istituti italiani di cultura, di intessere delle corrispondenze legate anche ad inviti nelle sedi in cui si trova a lavorare con poeti e scrittori che sono Sciascia sicuramente, ma che sono anche scrittori con i quali veramente insieme a Sciascia Arcuio stringe un rapporto di amicizia profondo, duraturo, Pietro Chiara in particolare, Andrea Zanzotto, ma che sono anche autori con i quali entra in contatto per una conferenza, per un articolo, per una lezione, quindi contatti più sporadici, ma non meno importanti, data la rilevanza dei poeti e degli scrittori che questi coinvolgono. Parlo di Ungaretti, parlo di Montale, parlo di Bassani e ancora di molti altri. E poi la passione di Arcuio per la letteratura si diciamo, traduce anche nella scrittura di pagine critiche che hanno una caratteristica, sono sempre bilanciate tra lettura critica vera e propria e ricordi personali. Non c'è una scissione tra questi due aspetti, tanto che le pagine critiche di Arcuio sono dedicate in genere agli scrittori amici, agli scrittori che ha incontrato, e che poi queste pagine critiche Arcuio raccoglie nei volumi Viaggio nella poesia, 1988, Kafka e altri saggi. Tra l'altro Viaggio nella poesia è un volume per il quale Arcuio avrebbe sperato in una introduzione di Leonardo Sciascia, un'introduzione che invece non arrivò e che venne poi sostituita dalla introduzione di Mario Luzzi. Questa cartellina, che voi vedete, la cartellina appunto dell'Istituto Italiano di Cultura di Ankara, è la cartellina che ho potuto, sulla quale ho potuto e con la quale ho potuto lavorare nell'archivio privato di Arcuio, nell'abitazione privata di Arcuio che si trova ad Albizzate, grazie alla disponibilità della signora
Arcurio Maria Amalia, che dopo la scomparsa del marito non aveva toccato niente nello studio di suo marito e che mi ha dato questo, così mi ha accolto veramente con grande amicizia, con grande affetto e anche con grande fiducia, dicendomi: professore, guardi lei se trova delle cose che le interessano. Ecco, le cose che più mi sono sembrate interessanti sono quelle contenute in due cartelline. Questa è una, grandi firme. In questa grande firma Arcurio riuniva le lettere di alcuni illustri scrittori della tradizione italiana, tra i quali anche Leonardo Sciascia. Perché questa amicizia con Arcurio oggi, in questa lezione sciasciana, che anche se per me virtualmente si colloca a Istanbul? Intanto l'importanza di un restauro biobibliografico, ecco, lo dicevo prima, ecco, un rapporto di amicizia che era un tassello mancante nella biografia e nelle biografie che riguardano Sciascia. Un tassello che si può ricostruire attraverso anche l'epistolario, lo scambio epistolare, che è composto da 72 missive di Arcurio a Sciascia, sono conservate presso la Fondazione Sciascia di Racalmuto, che ringrazio per avermi permesso di la consultazione e lo studio, e ad oggi superstiti 6 missive di Sciascia. Sciascia sicuramente scriveva meno di Arcurio, oltre a queste 6 missive, senz'altro Sciascia le scrisse, non so se si riusciranno a trovare nel tempo. Ci danno delle informazioni queste lettere, che io in questo caso ho scelto di analizzare per la parte turca, ovviamente, per gli anni turchi. E innanzitutto ci danno delle informazioni su un viaggio mancato di Sciascia in Turchia. Il rapporto con il Mediterraneo sud-orientale di Sciascia come viaggiatore è un rapporto, come dire, meno significativo di quello dello Sciascia lettore. Ecco, Sciascia è costantemente attratto, interessato, ad esempio, agli scrittori arabi, soprattutto a arabo siculi, ma fa un solo viaggio in Africa, in Libia, nel 1965, peraltro molto, molto breve, e del quale non sono rimaste delle tracce o delle testimonianze che parlino di un incontro particolarmente sentito e stimolante. Fa due viaggi a Malta, nel 65, dopo essere stato appunto in Africa, e poi di nuovo nel 79. Non andrà in Iran, stava per andare, o pensando al direttore e a Cristiano Bedin e anche a coloro che ci stanno seguendo in Turchia, per venire, ecco, da voi in Turchia. Nel 74 sembrava tutto pronto per una serie di 3 lezioni di Sciascia in Turchia nel mese di novembre, il 3 novembre ad Ankara, il 5 ad Izmir, il 7 a Istanbul. Arcurio parla anche di un Depliant già preparato. Sarei anche curioso di sapere se questo Depliant esisteva davvero, si riesce a rintracciare, chissà, forse dalla Turchia riuscite a rintracciare in qualche archivio, ma Sciascia nel mese di ottobre scrive all'amico Arcurio dicendo che non ce la fa ad andare, non sta bene di salute. Arcurio naturalmente è rammaricato, ma spera, ecco, che questo viaggio sia soltanto rimandato. In realtà il viaggio in Turchia di Sciascia non arriverà mai. Attraverso le lettere, attraverso lo scambio epistolare tra Arcurio e Sciascia, si possono anche raccogliere delle informazioni sull'attività che Arcurio fa per far conoscere la letteratura italiana e in particolare Sciascia in Turchia. Cristiano Bedin prima ha ricostruito
quelli che sono le tappe, i momenti, gli anni anche delle traduzioni di opere di Sciascia in turco. Ho riportato qui alcune date che ricorrono anche nelle lettere tra Arcurio e Sciascia. La prima per dire che non inizia con Arcurio la fortuna di Sciascia in Turchia, perché nel 72 Arcurio non era ancora arrivato in Turchia, e è il 72 l'anno in cui esce la prima traduzione di un volume sciasciano, che è il giorno della civetta. Ma le lettere del 74, ad esempio, una lettera del 74 parla di un progetto di traduzione del contesto. Poi questa lettera ve la leggo brevemente. Libro che invece poi non venne tradotto nel 74, ma manca ancora oggi tra le traduzioni di Sciascia in turco, e chissà che questa nostra occasione non serva anche per stimolarne la traduzione di un libro complesso, sicuramente, ma certo di uno dei capolavori nella traduzione di Sciascia. Nel 75, con Arcurio, appunto, in Turchia esce a ciascuno il suo. Nel 76 Arcurio parla della traduzione prossima del Consiglio d'Egitto, che invece prossima non sarà, perché non sarebbe uscito soltanto nel 1983. Ecco, due esempi, ma proprio rapidissimi, per capire in che modo gli scambi epistolari parlano, tutti gli scambi epistolari, ma in questo caso quello tra Arcurio e Sciascia. Il 26 marzo del 74 Arcurio presenta ad Abba, che ha tradotto anche il giorno della civetta, a Sciascia, e lo informa che a Istanbul stanno traducendo il contesto, ecco, come dicevo prima, e aggiunge: il volume l'ho fornito io, come faccio col caro ad Abba per i testi che gli mancano. Una lettera dalla quale si capisce non che tutto ciò che accade intorno a Sciascia in Turchia sia legato ad Arcurio, ma si capisce che Arcurio, come dire, è al lavoro per far conoscere maggiormente Sciascia nel paese in cui si trova a lavorare. E il 17 febbraio del 76 Arcurio scrive un'altra lettera mandando a Sciascia la traduzione di a ciascuno il suo tradotto in turco. Nebioglu, Suleyman Nebioglu, ha reso il titolo, scrive, con un proverbio che forse non ti spiacerà: letteralmente ogni montone appeso alla sua gamba. Sto tornando ora dalla libreria Bilgi, ma il Consiglio d'Egitto, già annunciato dalla stampa, dovrebbe uscire tra qualche giorno, tra qualche mese. Poi, in realtà, come abbiamo visto, uscirà dopo qualche anno. Ma, ecco, sono, diciamo così, scambi epistolari che ci fanno capire in diretta che cosa stava succedendo, che cosa si progettava, e anche questo, diciamo, costruzione di reti, questa costruzione di reti che caratterizza un po' l'esistenza di Arcurio, che ce lo possiamo immaginare, ecco, tra la sede e l'ufficio in cui lavorava. La foto che avete visto prima è appunto di Arcurio nel suo ufficio, le librerie, le case editrici, il desiderio di entrare in contatto con i traduttori che già hanno tradotto e con quelli che potranno tradurre. Ma senz'altro, lo rammentava anche Cristiano Bedin, il lavoro di Arcurio in Turchia e l'impegno di Arcurio per far conoscere Sciascia si concentra in gran parte intorno a questa rivista, Filologia Italiana. È una rivista che è nata nel 1969, è associata alla cattedra di Lingua e Letteratura Italiana dell'Università di Ankara. Quando Arcurio arriva, già si sente la sua impronta nel volume che esce poco dopo, ecco, il suo arrivo, perché già nel volume del 74, se lo confrontiamo con quello dell'anno precedente, ci sono 9 rubriche, tra le altre rubriche una dedicata alla poesia, con testi di Roberto Sanessi e Vittorio Sereni. E Roberto Sanessi e Vittorio Sereni sono due degli amici poeti, ecco, delle grandi firme, per citare lo stesso Arcurio, che appunto Arcurio conosceva bene.
Nel volume del 75, un volume che raddoppia nel numero di pagine, Arcurio dedica veramente molto tempo a questa rivista. Si capisce anche dalle lettere che invia ad altri scrittori, ad altri poeti, inviando l'ultimo fascicolo, chiedendo una poesia inedita, chiedendo di poter ristampare un testo. Ecco, in questa rivista se la carica sulle spalle negli anni in cui è ad Ankara, e nel 75 escono le traduzioni che ricordava anche Bedin, appunto traduzioni del Lungo Viaggio e di Giuffà, firmate da Adabà. Nel 1976 viene pubblicato un saggio di Adabà su Sciascia, è la conferenza che Adabà aveva tenuto alla Fondazione Cini di Venezia l'anno precedente. Infine, nel volume del 77, che è l'ultimo che Arcurio confeziona, perché poi appunto al termine dell'anno, nell'ottobre del 77, lascia la sede turca, esce un contributo di Arcurio che è intitolato Il laboratorio di Sciascia, verrà poi raccolto nel volume Viaggio nella poesia. Però questo contributo di Arcurio, dico solo pochissime cose, mi avvio anche verso la conclusione, questo contributo di Arcurio è un contributo interessante. L'Arcurio critico di Sciascia si trova sia in alcune pagine come queste, sia nelle lettere, perché ci sono molte lettere nelle quali Arcurio, appena letto l'ultimo libro di Sciascia, scrive all'amico e, come dire, commenta criticamente il suo romanzo, e molto spesso con delle frasi veramente appropriate, ecco, mettendolo in relazione con autori della tradizione italiana o con altri autori, o comunque esprimendo appunto dei giudizi molto attenti, che fanno capire anche che ci troviamo di fronte ad un lettore raffinato e in sintonia con le scritture sciasciane. Ma questo saggio del 77 è anche interessante perché Arcurio offre una serie di informazioni che ad oggi non avevamo, a parte che Arcurio ricorda l'importanza del 1968 nel rapporto tra lui e Sciascia, lo dice in questo scritto, in questo saggio, ma lo testimoniano anche le lettere. Alla fine del 1968 la famiglia Sciascia al completo, ecco, va a trovare Arcurio, invia poi ad Arcurio degli auguri di fine anno, ricordando appunto il loro incontro. Ma offre questo saggio, ad esempio, una informazione importante che riguarda quello che sarà uno dei romanzi chiave di Sciascia, Todomodo. Per la nascita di Todomodo vengono citati viaggi, occasioni che chiameremo esteriori, ecco, che poi hanno stimolato o hanno prestato alcune immagini a Sciascia per scrivere il suo romanzo. In particolare viene in genere ricordato il viaggio del 1970 a Zafferana Etnea in occasione del premio Brancati, un viaggio durante il quale Sciascia alloggia in un albergo gestito dai Salesiani, dove vengono compiuti appunto esercizi spirituali. Però questo testo di Arcurio è interessante perché parla di un viaggio precedente, di un soggiorno precedente di Sciascia a Zafferana Etnea nel 1968. Ecco. Ve lo leggo questa pagina, anche se è una citazione un po' lunga, ma sapendo che poi dopo andremo verso la conclusione. In quell'albergo, chissà da chi consigliatogli, Leonardo era andato a cercare il silenzio e il raccoglimento che avrebbero dovuto consentirgli di scrivere un suo romanzo 1968. Il romanzo del 68, Sciascia generalmente scriveva nel periodo estivo, in particolare in Contrada Noce, nella sua casa di campagna a Racalmuto, il romanzo che poi sarebbe stato pubblicato nell'autunno-inverno. Ma lo trovai esasperato, fuori dalle grazie di Dio, per essere caduto inopinatamente in quelle pagne, dove un via vai di preti accaldati, di monsignori,
di notabili d'ogni genere, di parlamentari e sottosegretari d'IC, vi faceva figura ad una fiera permanente. E poi messe, cerimonie, rosari e soprattutto esercizi spirituali, cui l'estate faceva da altare e da contraltare. Ormai Leonardo aveva deciso di fare le valigie. Già con la mente in fuga da quei dannatissimi luoghi, era insolitamente nervoso ed eccitabile, come mai lui così calmo e dominato l'avevo visto. Tutto quel baillame gli aveva fatto saltare i nervi, ma soprattutto gli aveva rovinato l'estate e gli aveva, maledizione, scompigliato gli acuminati pensieri da cui avrebbe dovuto prendere forma il suo nuovo libro. Fu un male? O da quel male doveva nascere un bene, quel gioiello di scintillante, umorosissima ironia che si chiama Todomodo? È una pagina appunto contenuta in questo saggio di Arcurio su Sciascia, che lessero gli italianisti, turchi, perché scritto in italiano e non tradotto, ma appunto legato, scritto nel periodo in cui Arcurio era in Turchia, che contiene anche delle informazioni appunto ad oggi non note, almeno per quanto possa saperne io. Vado verso la conclusione, e la conclusione la leggo a due citazioni. La prima è sempre da una lettera di Arcurio, 24 gennaio 1975, Ankara. Sciascia talvolta è un epistolografo pigro, anche perché preso da molti impegni, concentrato sulla scrittura. Arcurio sollecita le risposte dell'amico e il 24 gennaio 75 gli scrive: «Perché non hai risposto alla mia di fine settembre 1974? Trova, ti prego, il tempo per dirmi qualcosa di tanto in tanto. Ho bisogno di ascoltarti in questo inverno anatolico che ci assidera», dove ho bisogno di ascoltarti non è un corsivo mio, ma è Arcurio che sottolinea appunto queste parole nella sua lettera. L'altra citazione, che è contenuta nel volume che citava il direttore in apertura, è tratta dall'intervista che ci ha permesso di fare ad Abba per questo libro. Tra l'altro vorrei cogliere l'occasione per ringraziare Adabà, spero che abbia modo di sentire questo nostro incontro. È stato un incontro, quello con lui, a distanza, ma di grande sintonia, anche perché mi ha raccontato di aver studiato italiano anche all'Università per Stranieri di Perugia, dalla quale ora sono collegato e dove lavoro. Ma appunto Adabà ha tradotto grandi autori della letteratura italiana, oltre a Sciascia, ha tradotto Petrarca, ha tradotto Leopardi e alle prese con la traduzione dell'Orlando Furioso in turco. Ma in questa intervista è stato chiesto a Adabà: il suo interesse per Sciascia non si è fermato negli anni 70. Nel 1995, infatti, ha tradotto il dramma in tre atti, L'Onorevole. Come mai questa scelta? L'Onorevole, ha risposto Adabà, è un testo tipicamente turco. Bravo Sciascia, conosceva anche la Turchia. Perché ho messo insieme queste due citazioni? Quello che Adabà dice è ciò che dicono i lettori di Sciascia nel mondo. Come mai Sciascia incontra l'interesse dei traduttori in Iran? In Iran dicono perché Sciascia sembra che conosca l'Iran. A Malta lo stesso, nei paesi arabi lo stesso, ma anche negli altri paesi che appunto oggi leggono Sciascia. Questo è un tema, diciamo, fondamentale, ed è anche uno dei temi che sta alla base del progetto delle lezioni sciasciane nel mondo promosso dal Comitato Nazionale per il Centenario di Leonardo Sciascia, cioè l'idea di essere di fronte ad un autore che parla al mondo, perché ha affrontato dei temi che appartengono alla storia dell'uomo, ecco, temi che riguardano l'uomo,
temi che riguardano il potere, temi che riguardano il potere che ha volti simili in tutti gli stati, in tutte le lingue. Non voglio citare De Roberto con il suo La storia è una monotona ripetizione, ma è comunque appunto il fatto che Sciascia descriva un potere che in tutte le parti del mondo viene sentito vicino, un volto conosciuto, significa che appunto Sciascia sta indagando su un tema che non appartiene alla Sicilia, non appartiene all'Italia, ma appartiene al mondo. Ed altri temi di valore universale che possono essere ad esempio il tema della morte come pena di morte, ma anche la morte come conclusione dell'esistenza sulla terra, appunto, che attorno ai quali Sciascia ha riflettuto, si è interrogato e che ancora oggi appunto interessano molto ai lettori. È per questo che Sciascia merita questi incontri sparsi, diciamo, nel mondo, ed è per questo che oggi molti sentono quel bisogno di ascoltare Sciascia che Arcurio esplicitava nella lettera del 24 gennaio 1975. Certo, Arcurio si riferiva veramente ad un rapporto personale, di amicizia, ascoltare la voce, ascoltare le parole scritte in una missiva privata, ma io estrapolo questa sua sottolineatura per dire, ecco, che questo bisogno di ascoltare le parole di Sciascia, di leggere, ecco, le parole scritte da Sciascia, è un bisogno che ci riguarda, che appartiene al presente, e Sciascia appunto come guida per provare ad attraversare e a capire meglio il presente, il nostro oggi. Grazie a tutti. Grazie mille, professor Capecchi. Veramente, anzi, non una, ma almeno due grazie dovrei darle, perché ci ha aiutato a fare capire, a collegare soprattutto l'intervento del professor Bedin con il titolo di questa lezione sciasciana. Ci ha aiutato a far capire come, pur non essendo riuscito ad approdare in Turchia, Sciascia abbia avuto così fortuna in questa fortuna letteraria in questo paese, perché è un paese a cavallo appunto tra due continenti, tra Europa e Asia, fra Oriente e Occidente, tra Nord e Sud, anche perché non dimentichiamolo, diciamo sempre, insomma, soprattutto nella città dove ci troviamo, no, che è a cavallo fra due continenti, fra Europa ed Asia, ma anche fra tutto il mondo balcanico, quindi fra il nord dell'Europa e il sud. Quindi in un paese così di frontiera, Sciascia non poteva trovare miglior fortuna. Sicuramente aiutato dalla sua curiosità e dal suo interesse verso questo mondo del Mediterraneo orientale, dei paesi arabi, dell'Iran, come abbiamo detto. Sicuramente la Turchia questo snodo lo rappresenta molto bene e abbiamo capito perché, di tutte queste traduzioni e di tutte le opere di Sciascia in turco. Sicuramente il grandissimo interesse ed il lavoro di Adama ha aiutato. E il secondo grazie invece lo devo al lavoro che ha fatto lei su Arcurio. Quindi non le nascondo che aver visto la cartellina Istituto Italiano di Cultura di Ankara, che è stato attivo fino a qualche anno fa, purtroppo l'hanno chiuso, e noi a Istanbul abbiamo, insomma, modestamente cercato di raccogliere il testimone di Ankara. Ecco, vedere quella cartellina, vedere Istituto Italiano di Cultura, grandi firme, ascoltare il suo racconto, la sua indagine sul personaggio, sul lavoro che ha fatto Arcurio ad Ankara, mi ha fatto piacere a nome mio, ma credo di parlare anche a nome dei colleghi, perché ha messo un po' in luce quello che è il lavoro di un direttore, di un lavoro di un istituto di cultura, no? Questo costante tessere relazioni, quindi l'abbiamo visto Arcurio con la letteratura,
ma noi lo facciamo quotidianamente con la letteratura, con linguisti, con musicisti, con tutto quello che poi rappresenta la proiezione esterna della cultura italiana. Quindi veramente la ringrazio proprio a nome di Arcurio postumo per il lavoro eccellente che lei ha fatto, a nome mio, a nome anche dei colleghi direttori degli altri istituti di cultura e di tutti quelli che ci lavorano, perché ovviamente l'istituto di cultura non è soltanto il direttore, ma è uno staff ed è un lavoro appassionato di tante persone. E un ultimo ringraziamento, perché proprio attraverso la figura di Arcurio, attraverso il suo rapporto con Sciascia, questo bisogno quasi fisico di avere un rapporto con Sciascia, quindi con Sciascia scrittore, ovviamente mi fa venire in mente la citazione appunto di Leonardo Sciascia nella sua Sicilia come metafora, quando parla, quando si chiede, no? Lui e chiede agli altri che cosa è uno scrittore, cosa sia uno scrittore. E lui da parte sua risponde che per Sciascia lo scrittore è un uomo che vive e che fa vivere la verità, no? Che estrae dal complesso il semplice, che sdoppia e raddoppia, no? Per sé e per gli altri il piacere di vivere. Anche quando rappresenta terribili cose, dice Sciascia. E quindi forse da questa citazione finale possiamo capire appunto il rapporto che aveva Sciascia con la letteratura, il rapporto che aveva Sciascia con le sue opere, il rapporto che aveva Sciascia con Arcurio, quindi con i suoi interlocutori, quindi con Ankara, con la Turchia, con questa terra, e ci fa capire di quanto noi abbiamo bisogno ancora oggi di scrittori come Sciascia, insomma, che interpretino la realtà, la interpretino facendo, sollecitando il piacere di vivere nei lettori, anche quando rappresenta cose terribili. Insomma. Quindi veramente grazie ancora a professor Capecchi e grazie al professor Bedin. Non so se ci sono domande nel modulo, se potete tranquillamente scrivere direttamente nel modulo di domande e risposte, domande ai nostri due interlocutori di questa sera. Ecco, non vedo ancora nessuna domanda. E con l'occasione ricordo che la registrazione di questa diretta, che è andata in live, in streaming, sulla pagina Facebook e sul canale YouTube dell'Istituto Italiano di Cultura in turco, direttamente in turco, è andata in streaming sulla pagina di Treccani, dell'Istituto Treccani, e poi attraverso l'Istituto Treccani con la pagina appunto dell'Associazione Amici di Sciascia e la pagina anche degli editori delle opere di Sciascia. Saranno disponibili queste registrazioni sia in italiano sia in turco nel canale YouTube dell'Istituto Italiano di Cultura e anche ovviamente nella piattaforma del canale Treccani. Quindi chi volesse in ogni caso risentire questi interventi potrà farlo diciamo subito dopo la chiusura di questo incontro, quindi rimarranno in ogni caso disponibili e registrati sul nostro canale YouTube. Vedo adesso Roberto Martino, che ringrazia per i bellissimi interventi e l'iniziativa. Grazie a lei, signor Martino. Ok. Vedo che non ci sono altri interventi, quindi non mi resta che ringraziare di nuovo la Presidente Senatrice Emma Bonino, Presidente del Comitato Nazionale per le Celebrazioni Sciosciane,
e il professor Giovanni Capecchi, ci sta parlando, come ci ha detto, da Perugia, dall'Università per Stranieri di Perugia, quindi a nome suo anche all'Associazione Amici di Sciascia e alla Treccani, il professor Cristiano Bedin, al Dipartimento di Italianistica dell'Università di Istanbul. Ringrazio tutti e passo idealmente la parola all'Istituto Italiano di Cultura di Parigi, che ci seguirà nella prossima lezione sciasciana, e a tutti i colleghi che poi da qui a dicembre ospiteranno queste lezioni. Grazie ancora a tutti e viva Leonardo Sciascia!